se vuole rivendicare appieno lo status di città universitaria, Ravenna deve sapere offrire agli studenti anche una buona qualità dello svago e del tempo libero. Questo è l'appello delle associazioni di studenti universitari che hanno invitato autorità, associazioni di categoria e cittadini a una tavola rotonda dal titolo Centro Vivo, possibilità o illusione? L'incontro che si terrà fra pochi minuti nasce da queste problematiche che negli ultimi periodi diciamo si stanno verificando qui a Ravenna, dove probabilmente le attività che stanno cercando di dare una mano alla vita degli universitari sono state un po' bersagliate. Ora non è una nostra polemica, una presa di posizione, è semplicemente un capire quali possono essere le strade giuste da percorrere insieme con gli imprenditori per poter avere una città che dia un maggior risvolto notturno di divertimento agli studenti universitari. Questo perché come universitari, come associazione universitaria, siamo sempre al fianco degli studenti e da quando siamo nati abbiamo cercato di colmare quei gap soprattutto nel dopo università e quindi in quello che è la fase di divertimento, la fase di crescita anche non sui libri, quindi a livello sportivo, a livello serale di aggregazione. Proprio per questo che abbiamo invitato alcuni politici, alcuni imprenditori per una tavola rotonda molto amichevole, nessuna polemica, semplicemente per capire quali possono essere le strade percorribili per migliorare e se ce ne sono, perché poi ci si accorge che la strada è quella di non avere o comunque di regolarizzare troppo questi eventi, allora uno si mette il cuore in pace, però se c'è una strada e se questa strada si può percorrere, ecco, noi ci piacerebbe essere il tramite per poter sviluppare maggiormente queste realtà e queste possibilità che Ravenna a nostro parere dovrebbe offrire, essendo un polo in forte crescita sotto tutti i punti di vista, come iscrizioni, come matricole e soprattutto come richiamo adesso verso gli studenti che finiscono le superiori. Un'altra cosa che aggiungo è che soprattutto noi pensiamo che la scelta tra l'Università di Ravenna e l'Università altrove, fuori da Ravenna, per gli studenti delle superiori, molte volte verta anche su questa problematica del divertimento serale, non serale, quindi una maggiore presenza della vita della città. Ma adesso io ho detto divertimento serale, ma non è corretto, perché secondo noi anche semplici agevolazioni che gli imprenditori potrebbero dare agli universitari e ovviamente il divertimento, ecco, questi sono ingredienti per noi fondamentali per mantenere gli studenti a studiare qui nella nostra città, e sicuramente questo creerebbe un indotto oltre economico a un indotto di cervelli nella nostra città, che sono quelli che nascono, ed è da preservare e mantenere. Ecco. Noi come gruppo studentesco chiediamo, effettivamente siamo formati da studenti diciamo fuori sede, quindi fondamentalmente noi ci siamo ritrovati in questa realtà ravennate dove effettivamente solo negli ultimi anni si è riuscito a smuovere qualcosa a livello studentesco che fosse al di fuori diciamo dell'ambito dello studio. Quindi noi abbiamo collaborato un po' con altre organizzazioni, altre associazioni per creare delle serate universitarie, soltanto che negli ultimi tempi purtroppo diciamo si sono venute a creare alcune situazioni, nel senso che alcune limitazioni diciamo così, e quindi noi come studenti fuori sede diciamo rivendichiamo questo fatto, cioè noi vogliamo avere anche un qualcosa al di fuori dell'università, al di fuori dello studio, qualche serata, diciamo qualche iniziativa, concerti, attività culturali e robe varie, insomma, che possa essere possa completare con la vera vita universitaria, in modo che si possa dire che Ravenna effettivamente sia una città universitaria. Bisogna crescere in questo senso, perché c'è tanto da fare ancora, non ci possiamo paragonare assolutamente ancora a città come Bologna, non lo so, Firenze, eccetera, però con la buona volontà e col lavoro di tutti, insomma, ce la si può fare, secondo me. I giovani e non solo vorrebbero un centro un po' più vivo. Che cosa l'amministrazione può promettere? Intanto c'è da dire che il centro di Ravenna negli ultimi 2 o 3 anni, grazie all'intraprendenza di molti imprenditori, soprattutto giovani, è tornato ad essere un centro vivo, dinamico, con diverse attività che rendono appunto la nostra città ospitale,
e con molte opportunità per i giovani, per i cittadini, per i turisti. Naturalmente alcuni tipi di attività rischiano di andare in conflitto con i residenti, allora noi dobbiamo cercare di favorire queste attività nel rispetto delle regole. Per fare questo naturalmente ci vuole una forte assunzione di responsabilità da parte dei gestori dei locali, un po' di comprensione da parte dei residenti e un corpo regolamentare che consenta appunto il divertimento, ma non a discapito della quiete e comunque del diritto dei cittadini a riposare. È un delicato punto di equilibrio che stiamo faticosamente cercando, a volte ci si riesce, a volte purtroppo questo non è possibile farlo, però continueremo a lavorare con determinazione su questo, chiedendo ancora di più la massima collaborazione da parte dei gestori dei pubblici esercizi. Confcommercio già da tempo che vuole un centro anch'esso, anche giovane, vivo e aperto, perché comunque sia è una certezza di maggior sicurezza e anche maggiore ospitalità per quello che può essere il turismo, che per quello che possono essere i giovani sia nostri che anche tutti gli universitari che abbiamo adesso nella nostra città. E credo che sia importante seguire questa linea. Io credo che ci si debba mettere attorno a un tavolo anche con i residenti, perché le ragioni le hanno anche loro, però insomma non si può continuare a pensare che una città debba servire di notte solo per riposare, per carità va benissimo, ma solo per questo. Non vogliamo che sia una città dormitorio, insomma, come si era sviluppata anni fa. Il centro storico ha già cambiato faccia negli ultimi anni. Abbiamo visto l'apertura di diversi locali, che prima di tutto sono meeting point, e la prima cosa che vendono sono pubbliche relazioni. Già questo è un vivacizzare il centro storico, tante proposte e tante iniziative. Il fatto che ci siano degli imprenditori giovani che vogliono animare il nostro centro storico in un momento così difficile è una cosa senz'altro positiva. Dobbiamo cercare di aiutarli anche a relazionarsi con i cittadini, che anche loro hanno diritti e bisogna rispettare gli equilibri che la città richiede. Proposte ne abbiamo fatte diverse con l'amministrazione e insieme anche alle altre associazioni di categoria abbiamo partecipato al finanziamento per la legge regionale 41 per la valorizzazione dei centri storici e della rete commerciale, e stiamo mettendo a punto un piano di marketing per fare delle iniziative concrete. Altre cose verranno presto anche presentate insieme all'amministrazione, proprio per cercare di tenere insieme i residenti con i locali. Manuela Foiera per Ravenna Web TV.